Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova esperienza. Volevo un attimo ringraziare tutti quelli che mi seguono, che ultimamente sono molti. Per me è un onore. Spero sempre di trasmettere le emozioni che provo in ogni posto che vi porto. Ma ritornando a noi, mi trovo sulla strada, sono in Valstagna, mi trovo sulla strada che va a Foza, dove abbiamo fatto la Calà del Sasso, ma non siamo qui per rifarla ovviamente, ma per fare un sentiero, un itinerario nuovo che si chiama Pierino della Zuana. Quindi andiamo con me in questa nuova avventura. Ed eccolo qua, Monte Pubel a 1122, 2 ore e 30 di salita e detto anche Pierino della Zuana, quindi andiamo a scoprirlo. A volte dimentico l'età che ho, però dai, niente di impossibile. Dobbiamo scaldare i motori. Ed eccoci, siamo arrivati a una piccola tappa, Pian de Amea, 350 metri. Balcon de Rialto, 479 metri. Ce ne abbiamo ancora. Ed eccoci a un'altra tappa, Col dei Mufloni, 618 metri. Ed eccoci che siamo arrivati a un bivio. A destra si va per la strada provinciale per Foza e a sinistra si continua il Pierino della Zuana. Siamo arrivati all'incirca dopo la metà e mi sa che adesso ci aspetta la parte più tosta, anche se quella che abbiamo appena fatto non era proprio tranquilla. Vabbè, andiamo.
qui troviamo un bivio. Tutte e due i sentieri arrivano alla Croce di San Francesco. A sinistra è una variabile, quindi più tranquilla, di 1 ora e 40, a destra, per esperti, di 1 ora e 30. Noi andiamo a destra. Qui cominciamo a trovare delle gallerie, perché qua sopra c'era la linea italiana che difendeva l'ultimo baluardo dagli austro-ungarici che avevano preso Foggia. Quindi noi continuiamo con il nostro giro. Ed ecco che da qui comincia un percorso impegnativo, è consigliato l'imbrago, però con attenzione, con calma lo facciamo tranquillamente. Come potete vedere, base del canale 975 metri. Qui troviamo il libro di via e quindi noi lasciamo il nostro autografo.
e alla panchina del generale si trova il bivio che scende dal lato opposto e sarebbe il sentiero quello più facile. Invece, se no, si continua la salita alla croce. E dopo aver fatto una bella salita, ma bella tosta, proprio tosta, siamo arrivati quasi alla fine del nostro percorso e quindi qui dovremo trovare la croce di San Francesco. Andiamo. Il percorso si inerpica in una distanza di 2 km di un dislivello di circa 886 metri. Ho impiegato circa 3 ore e un quarto con varie soste. E finalmente eccola, la croce di San Francesco, a quota 1122 metri. Voglio dedicare questo video a gli ADM, gli amici della montagna, di cui faccio parte. E quindi ragazzi, dedico a voi questo video. È stata veramente tosta, ma forse perché da tanto che non vengo via con voi, e vabbè. Comunque ci siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, bellissimo. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguitemi per scoprire insieme a me nuovi luoghi e vivere nuove esperienze. Quindi io vi saluto. Ciao, alla prossima.